Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta e con Studio Tele4. Stiamo insieme, cominciamo bene, stiamo insieme fino alle 19.02, sempre che ci arrivo. Durante Studio Tele4 parleremo di musica, nella seconda parte di Trieste in diretta parleremo di politica assieme al professor Cevolin, con il quale analizzeremo i risultati delle elezioni europee, laddove durante Studio Tele4 avremo ospite Davide Di Donato che ha pubblicato un CD, ma parleremo di questo con lui. Nella prima parte invece parliamo di sport. Per il momento sono con noi alla mia sinistra Flora Gersio, Kersi, Kersi, Flora CH. Kersi con la C, che è un atleta della società nautica Giacinto Pullino e il presidente della stessa società, Fabio Vascotto. Faremo a metà di questo segmento, ci raggiungerà anche Andrea Serafino, che è un altro atleta della Pullino. Grazie per essere venuti a trovarci. I compiti, perché insomma, Flora ha quanti anni? Possiamo dirlo, sì. Sì, certo, quasi 17. Quasi 17 anni, e quindi i compiti come sei messa? Hai fatto? Non hai verifiche? No, no, sono brava, Sei sono brava? brava. Ok, allora, perché poi forse nella seconda parte parleremo anche di scuola e sport, perché insomma è un binomio abbastanza interessante. Allora, Presidente. Tanto che cosa significa fare il presidente di una realtà come la Pullino? Un impegno gravoso perché dopo Felluga, Colocci e De Grassi sono stato per alcuni anni vicepresidente e così durante le assemblee annuali che facciamo ogni anno noi sono stato eletto Fare presidente alcuni anni il fa. vice fa la bella vita, Sì, no? ecco, il vice, detto in dialetto, tira il carro, insomma, no? Ecco, e così mi hanno passato questo incarico. Lo accetto volentieri, sono innamorato, non ho fatto mai canottaggio, devo dire la verità. Ho qualcosa così, quando ero ragazzo a Isola avevo degli amici che frequentavano la Pulino, ma io non ho mai fatto attività, ero sempre lì vicino. Ecco. Pertanto sono contento e orgoglioso di avere questo gruppo di 30 ragazzi che oggi ci danno tante soddisfazioni, non ultimo anche la regata di San Giorgio di Nogaro con i ragazzi, anche magari Andrea presente qui con noi che ha fatto molto bene sia nel singolo che in un quattro di coppia misto. Flora non ha partecipato a questa manifestazione perché stava poco bene, ma i nostri ragazzi, quelli di 12-13 anni, ci stanno dando tante soddisfazioni. La società è nata a Isola. Ai, Sì, la farò un po' lunga, cari. ai. La Pulina è nata a Isola nel 25, un gruppo di giovani dell'epoca così avevano pensato, visto che tutte le cittadine istriane, da Capodistria fino a Fiume e Pola, avevano una società di canottaggio, a Isola c'era il nuoto, il calcio, dopo lavori dell'Ampelea e dell'Arrigoni. Così hanno fatto la Società Nautica Pulino. Perché Pulino? Perché Giacinto Pulino era un ingegnere navale per la costruzione dei sommergibili. Nasario Sarro, Nasario Sarro, il martire istriano e capodistriano, era imbarcato sul sommergibile Pulino, che purtroppo nel 17 si è incagliato sullo scoglio della Galiola, è stato arrestato dagli austriaci e ha fatto. L'hanno impiccato, insomma, ecco. È stata fatta una richiesta alle autorità e ci sono messi d'accordo allora di dare il nome Giacinto Pulino. Ecco. Nel 1925 abbiamo festeggiato da poco i 90 anni. La Pulino era formata, l'artefice della gloria delle glorie, anteguerra così, è stato Renato Petronio. Un timoniere, istruttore, era ragioniere all'officina del gas di Isola e aveva trovato a Isola dei bravi giovani di allora, 18-19 anni. Il primo risultato utile è stato nel 27 con la Iolea 4 hanno vinto un campionato italiano in Iolea 4.
Poi ha trovato dei giovani, fra i quali erano altri due o tre, erano agricoltori, pertanto avevano le braccia molto ben piazzate. Nel 28 la Pulino è stata chiamata per rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Amsterdam nel 28 e ha vinto nel 4 con timoniere, con Perentin, Valerio, Niccolò Vittori, Giovanni Delise e Renato Petronio timoniere. E così hanno fatto queste e un altro Vittori anche. Pertanto hanno fatto questi risultati. Durante l'arco di questi anni hanno vinto dei titoli europei, 4 titoli europei, una decina, 12 titoli italiani. Poi l'esodo. Con l'esodo nel 52-53 le autorità di allora hanno fatto cambiare nome alla società Pulino, perché Pulino voleva dire italianità. È stato dato il nome di Giovanni Delise, un componente del 4 Con che ha vinto ad Amsterdam. Poi niente, abbiamo abbandonato tutto a Isola, coppe, medaglie, barche e tutto, e siamo venuti a Trieste e in tutte le parti del mondo, Australia, Canada, America, Sudafrica, così, ecco. Nel 60, durante questo periodo i nostri genitori, i dirigenti di allora non avevano in mente di ricostituire la Pulino, campo profughi, lavoro precario e così via. Nel 60, con la vittoria di Nino Benvenuti alle Olimpiadi di Roma, Nino Benvenuti, nostro paesano, ha vinto il titolo olimpico, questo gruppo di dirigenti di Isola, almeno in quel periodo abbastanza bene sistemati anche come lavoro e casa, hanno pensato di ricostituire la Pulino. Il 3 novembre del 60 è stata fatta la ricostituzione, così. Nel 60 abbiamo il periodo così, i dirigenti di allora hanno peregrinato per diverse società di Trieste, Barcola, così, che ringraziamo anche per l'ospitalità. Nel 67 siamo andati a Muggia, abbiamo trovato ospitalità presso il Centro Giovanile Italiano, in un magazzino che abbiamo sistemato, e abbiamo trovato una sede definitiva a Muggia. Okay. Questa è la storia della... Questa è la storia così, ecco, in queste cose. Poi parlerò della sede nuova e tutte queste cose. Allora, come hai scoperto, come ti sei innamorata del canottaggio? Il canottaggio l'ho conosciuto quando avevo 10 anni e ho iniziato non alla Pulino ma alla Nettuno, perché a mio papà piaceva tanto il canottaggio e quindi ha voluto farmi iniziare. Poi ho lasciato perché la mia passione era pianoforte a quell'epoca e la Pulino però aveva un progetto chiamato Remare a scuola. Lì ho incontrato un istruttore che mi ha portata a provare una settimana alla società e mi sono trovata benissimo e mi sono innamorata di nuovo dello sport. Perché l'avevi già conosciuto e praticato, conosciuto, anche se pure per poco. È praticato 10 anni. Okay. Poi l'ho rincontrato a 13 e non l'ho più lasciato. Ma senti, ed è vero che hai dovuto in qualche modo lasciare piano per questioni... Già, facevo il conservatorio, l'ho fatto per 3 o 4 anni. A un certo punto ho dovuto lasciare perché gli allenamenti si stavano facendo molto intensi e stare, tra virgolette, dietro a tutto è complicato. Ma avevi dei problemi anche nelle mani suonando tu il piano? Quello già, non era il... E il canottaggio, ahimè, lascia dei segni, dire. E sono dei calli, delle vesciche che si formano sulle mani che poi sono doloranti ed è difficile suonare. Però piano anche quanto hai suonato? Ho iniziato 3 anni, pianoforte ho iniziato 3 anni, l'ho portato avanti fino ai miei 14, adesso suono ancora. Sì, ti eserciti? Avevo la maestra privata, la professoressa privata e suono ancora. Quindi anche un sinonimo di impegno eccetera, ma di questo parliamo dopo. La società adesso ha sede a Muggia, no? Sì. Allora, la Pulino ha sede a Muggia, via Battisti 17, dal 1967, come ho detto. Negli anni 69-70 hanno iniziato a venire a frequentare dei ragazzi muggesani e non, hanno iniziato, non so, i Steneri, i Derin, i De Tela e altri,
negli anni 80 avevamo tanti ragazzi che quel magazzino era insufficiente ad ospitare tutti questi ragazzi. Quella volta presidente era l'avvocato Lucio Feluga, ma con Emilio Feluga, e così quella volta si è pensato di costruire a spese nostre sul terreno della parrocchia una sede nuova, e così abbiamo fatto. Abbiamo fatto un contratto ventennale, ragazzi venivano sempre in massa da noi, e nel 2001 la parrocchia aveva bisogno di finanze per sistemare ricreatori e così via. Ci hanno detto: cara Pulino, devo vendere il terreno e vedete voi cosa fare. Abbiamo fatto un'assemblea generale, abbiamo tirato su un bel gruzzoletto e abbiamo acquistato il terreno. E con Franco De Grassi abbiamo anche ampliato il terreno, perché oltre che i metri quadrati che era sistemata la canottiera, ci siamo anche allargati un po' in accordo con il tennis club e con la parrocchia di Muggia. Ecco, pertanto in quel periodo è andato molto bene. E noi siamo sistemati a Muggia in un punto un po' strategico, perché quando soffia la bora da Varo Sandra noi siamo, come lo dico sempre, in piena e non si può uscire. Grazie all'intraprendenza, alla capacità di Franco De Grassi, Emilio Feluga e altri, abbiamo costruito, anche col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, che ringraziamo sempre, anche così, abbiamo costruito una vasca voga nel 2006. Ecco, pertanto adesso siamo veramente sistemati. Abbiamo due palestre, una palestra per fare ginnastica a corpo libero, altra palestra per i pesi. Abbiamo tantissime barche, però servono sempre alcune, perché abbiamo una trentina di ragazzi, ecco. Ok. E allora, la fondazione, se non mi sbaglio, così poi cominciamo un po' a preparare anche il cambio d'ospite, che è sempre un'operazione piuttosto particolare, la fondazione vi ha aiutato anche a comprare un'imbarcazione, tra sì. l'altro, che utilizzano sia Flora che Andrea. Che Andrea sia un simbolo, ultima creazione del cantiere Filippi di Don Oratico, bellissimo. Ecco, la fondazione ci ha aiutato con un 50% dell'importo della barca. Allora faccio... Sì, prego. Ecco, l'abbiamo battezzata e abbiamo messo il nome di Alessandro Virgilli, che era un nostro atleta giovane, che ha vinto anche la Coppa de Genève nell'87 in Belgio, a Gand, e pertanto lo abbiamo ricordato, perché purtroppo è deceduto per malattia. Per la fondazione non abbiamo parole per ringraziarli, perché oltre che la vasca voga, il carrello, il pulmino, come aiuta tante società di canottaggio con dei pulmini per il trasporto dei ragazzi e il carrello per l'imbarcazione, ecco, siamo abbastanza attrezzati. Allora, noi adesso facciamo vedere un video che si riferisce, credo, proprio alla cerimonia di battesimo, no? Sì, dell'imbarcazione. E intanto agevoliamo il cambio d'ospite. Io ringrazio allora il presidente della società Pullino, Fabio Vascotto, che tra un paio di minuti viene sostituito da Andrea Serafino, che è un atleta della società. Grazie Vascotto per essere stato con noi. Possono partire le immagini, così agevoliamo il cambio ospite. Sì. Ecco il sacerdote, Don Alex Togliatti, impartisce la benedizione. Il mio augurio è che voi, al di là dei risultati, siate sempre capaci di credere in voi stessi, al di là del parere delle altre persone. Del parere delle altre persone dobbiamo fregarcene, ok? Se ci danno qualche consiglio per migliorare noi stessi, ben venga. Altrimenti, ecco, quindi l'importante, credo, per voi, e il mio augurio è che crediate sempre in voi stessi, ripeto, al di là dei risultati che otterrete. Chiaramente uno fa sport per vincere, sicuramente, non per essere ultimo, e credo questo sia ancora più possibile nella misura in cui tutti e voi per primi crediate in voi stessi. E ora la preghiera per questa società, per voi, e perché la benedizione non è prima di tutto per gli oggetti, come possono essere queste imbarcazioni, ma è per le persone
di questa società e per voi e utilizzerete queste imbarcazioni. La benedizione è ringraziare Dio per tutto quello che siamo e per tutto quello che abbiamo. Ecco, questo non è qualcosa di scaramantico, non è qualcosa di magico. Prima di tutto è questo: ringraziare Dio per ciò che siamo e per ciò che ci ha donato e per chi abbiamo intorno. Preghiamo. Salve a te. Eccoci, allora come visto abbiamo con noi Andrea Serafino che è un altro atleta dell'Apulino. Quanti anni hai tanto per... 15, vado per 16. Mamma mia, vabbè. Quindi 15, 16? No, beh, sono ancora... Pensavo che voi due facevate metà della mia età, ma in realtà no, almeno questo, insomma, manca poco. Allora, e tu come hai scoperto invece? Come ti sei avvicinato Allora, io al mi sono canottaggio? avvicinato a questo bellissimo sport circa 5 anni fa, grazie sempre al progetto Remare a Scuola come Flora, realizzato con il sostegno di Fulvio Straino. Di là poi ho cominciato a frequentare i corsi estivi di canottaggio, mi sono piaciuti molto e allora ho deciso di iscrivermi e ho cominciato questo bellissimo Ma è percorso. uno sport impegnativo, no? Cioè, adesso è logico che quando vengono gli sportivi da noi dicono sempre: no, il mio sport è il più impegnativo di tutti, eccetera. Beh, basta che non vengano quelli che tirano le labbra e tu ci credi anche, insomma. Però, insomma, è vero perché poi anche conosco altra gente che ha fatto canottaggio, che è uno sport che ti impegna. È duro. Certamente, uno sport molto impegnativo. Per praticarlo, naturalmente, devi fare molte rinunce. Devi rinunciare a fare giri con gli amici, devi rinunciare al tuo tempo libero. Però, insomma, ne vale la pena, ecco, perché è un bellissimo sport, ti appassiona molto, veramente non. Ma sì, facciamo allora un esempio anche di quello che significa praticarlo a livello proprio di come sono scandite le vostre giornate, tipo diciamo nel giorno di una settimana dove ci sono gare. Beh, noi abbiamo 11 allenamenti a settimana. Cominciamo la nostra mattina alle 4 e tre quarti, quando ci alziamo, facciamo colazione e dopo i nostri santi genitori ci portano ad allenamento. Infatti noi parliamo, noi diciamo che è duro, ma tutto questo Sì, è senza vero, la mamma, anche la senza il papà, famiglia importantissimi, i più importanti in tutto. Se non ci fossero loro, noi non so dove saremmo, Quindi voi a sicuramente. scuola arrivate all'ora di inizio, però arrivate Sì, già con un con... allenamento già fatto, perché noi alle 5 e mezza iniziamo e dopo un'ora e mezza di allenamento ci laviamo, abbiamo 7 minuti per la Avete doccia, cronometrato per 7 minuti perfetti, andiamo a prendere l'autobus, sono due autobus per la nostra scuola, alle 8 iniziamo. Io ho 8 ore di scuola, 7 ore. Io Andrea. sono un po' più fortunato, ne ho 6, 5 a seconda delle Chi giornate. fa il liceo è sempre Sì. un po'... Sembra di no, ma chi fa... Però, insomma, e poi dopo avete anche un allenamento... Appena finisco, prendo l'autobus e vado ad allenamento e dopo da là torno a casa. Io Che però è una invece, fortuna, però. Perché sì, io torno a casa, mangio e studio e poi vado ad allenamento. tu stai a Muggia, tu vivi... Sì, Tu... boh, comunque devo fare il tragitto Sì, no, Trieste-Monza, sì. certo, sì. Ma per esempio, questo vostro impegno a scuola viene, come dire, intanto possiamo, non so se sono già passate, ma possiamo anche far vedere alcune immagini che credo siate voi, no? Sì, quella Questi sono che, io con il ecco, mio se fosse cappellino, lui con quel portafortuna. cappellino rosa avrei, insomma, però... Portafortuna e ho Però ecco, funzionato. sì, Sì, beh, bisogna funziona. poi avere sempre queste robe. Ma per esempio, ecco... A scuola il vostro impegno sportivo viene seguito, viene supportato in qualche modo? Allora, io ho una grandissima fortuna, ovvero quella di avere dei professori che mi hanno sempre capito e compreso e mi sono sempre venuti incontro. E io infatti per questo li ringrazio. Senza di loro, senza il loro supporto, sicuramente non avrei potuto ottenere i risultati che
sono riuscito a raggiungere. Devo dire che anche io ho dei professori bravi. Meno il mio professore di italiano anche, che mi ha salvata da tante interrogazioni. Lo saluto. Buongiorno, prof. Allora, ma è uno sport, per esempio, voi la vostra specialità è la specialità singolo, no? Sì. È uno sport che non si fa soltanto da soli, no? Ci sono anche... gli equipaggi, insomma, con più persone, eccetera. Cioè, si sceglie di farlo da soli? Come funziona? Solitamente sceglie l'allenatore. Solitamente sceglie lui, a seconda della disponibilità. Cioè, se ci sono due ragazze di pari età e pari forza nel gruppo, si fa un doppio. Se ci sono quattro ragazze, si fa un quattro. E in questo caso noi... siamo per certi versi meno fortunati, fortunati a essere effettivamente da soli. Però, per esempio, in alcuni casi, no, l'età che avete voi è un'età in cui non si è ancora del tutto formati, no? Nel senso, io mi ricordo, poverino, mio nipote, che fino a 16 anni era una specie di nanerottolo. E poi di colpo, non vuol dire che da un giorno all'altro si è svegliato con 1,85, roba del genere, però insomma, difatti lo potevi prendere in giro su tutto meno che sull'altezza, comprensibilmente. Adesso è... questo che cosa significa? Ho sbagliato a fare la domanda. Significa qualche cosa? Cioè, il fatto che voi facciate lo sport da soli, per esempio, se ormai che credo siate anche abbastanza fisicamente fatti, insomma, non credo che cambierebbe più di tanto, ma insomma, vuol dire, posto che ci fosse un cambiamento, potreste essere inseriti in un equipaggio, oppure fondamentalmente si cerca di comprendere subito quale potrebbe essere, o comunque di destinare una persona ad un certo tipo di settore, chiamiamolo così, anche se non è corretto, perché si immagina, ormai il suo sviluppo è fatto, quello è. Ma no, non è detto, nel senso il singolo è una specialità che ti tempra perché puoi contare solo su te stesso, ecco. Però insomma, ben venga se c'è la possibilità di fare un doppio. Non preclude, ecco, quattro, insomma. No, assolutamente. No, okay. L'importante è che sei forte, puoi essere 1,60 m come 2 m. Ho capito. Se tiri. Ma ecco, gli allenamenti per il singolo sono da soli? Sì. Sì. Non è triste, no, triste, un po' delle volte... Lascia spazio per analizzare la situazione, per concentrarsi e fare il meglio che si può, sapendo quanto si vale. In doppio non si sa esattamente quanto si può valere. Invece, sì, perché ho capito. Nel singolo sai quanto vali e sai cosa devi migliorare soprattutto, è molto interessante. Sì, poi le barche multiple sono anche una questione di sincronia, di affiatamento, mentre nel singolo sei tu e basta, insomma. È una scoperta di se stessi. Voi avete degli allenatori. Sì. E l'allenatore come dove interviene? Non durante l'uscita o anche? Sì, interviene durante l'uscita, quando noi magari sbagliamo qualcosa, o magari anche quando facciamo giusto qualcosa, sì, dal motoscafo, perché ci segue capito, il motoscafo, sì, ce lo dice, e noi aggiustiamo, soprattutto si arrabbia. L'uscita quanto dura più o meno? Quanto... Beh, dipende. Ma considerando anche il riscaldamento siamo sulle 2 ore. Due ore, talvolta anche di più, ore e mezza, 3. Dipende dal lavoro. Mamma mia, sì, no, io penso sempre l'idea che poi dopo comunque voi andiate a scuola, che mi pare veramente, veramente allucinante. E, se c'è brutto tempo vi allenate dentro, no? Cioè non si scampa, ecco, sì, voglio dire. Sì, il temutissimo remargometro. Come si chiama? Remargometro. Ma lì cosa è? Soltanto... Oppure ci sono anche delle cose sofisticate che simula... Il remargometro è un simulatore di voga, però si tratta... Cioè, è completamente fisiologico alla fin fine. Imita il gesto di voga, però, nel senso, allenandoti in remergometro non puoi sperare di ottenere dei miglioramenti in barca. Sì, sì, perché poi è tutto un altro discorso. È completamente un'altra cosa. Come due sport diversi. Sì, sì, sì. Ma proprio, lo so,
Questa è una curiosità. Avete anche tempo per ripassare lezioni mentre siete là? Durante le ore di lezione degli altri professori, si ripete per la verifica. Non quando si... Ma la verifica cos'è? Io divento matto ogni volta. La verifica è il compito, il tema, il compito o l'interrogazione? Il test, il compito... Il compito. Con le domande... L'interrogazione si chiama ancora interrogazione. Si chiama interrogazione, Non capì. Ci si annuncia ancora? O è un termine desueto anche? Nessuno ha il coraggio, ovvio. Nessuno ha il coraggio. non è male come cosa. Allora, noi abbiamo parlato appunto del rapporto scuola-sport, che è cambiato moltissimo, perché oggettivamente voi avete la fortuna di avere le scuole che in qualche modo, insomma, appoggiano la vostra... Questo non era nemmeno pensabile fino a qualche anno fa. Però è anche vero che siccome i tempi di permanenza a scuola sono mutati, perché un tempo, insomma, al massimo si stava a scuola fino all'1:30, alle 2, adesso invece con l'idea che non c'è più il sabato, che non si va a scuola il sabato e comunque le ore devono essere fatte, si prolunga. Tu mi dicevi che rimani a scuola fino alle 3, no? Anche peggio. L'anno scorso fino alle 4:15, adesso fino alle 3:15, certi giorni. Quindi questo cambia un pochettino, no? la cosa, perché il vostro impegno deve essere quasi continuo a questo punto. Mentale sì, perché comunque l'allenamento uno deve restare concentrato e anche qualche volta fonte di stress, come la scuola, certo. Prendere appunti, stare attenti per le interrogazioni perché non si ha tempo per studiare. Scusa, non ti ho interrotto. No, dicevo comunque per concludere che comunque è un impegno mentale continuo. E quando uno arriva a casa. È stanco. E la soddisfazione però qual è? La soddisfazione è poi vedere che tutti gli sforzi che si fa vengono in qualche modo ricompensati. Quando riesci ad ottenere un buon voto pur avendo tutti gli impegni che hai, è una soddisfazione. Perché... No, io intendevo la soddisfazione dello sport, qual è poi? Mm-hmm. Sì. Naturalmente la scuola vale come nello sport. Cioè, sì, no. Sì. Tanto allenamento, ma poi anche tante soddisfazioni. Durante la gara si pensa a quanto si è dato, a quante volte ci si è alzati, a tutti gli allenamenti fatti, e questo aiuta. Non so se vale come paragone, eccetera, però se si parla con gli attori, no? Gli attori ti dicono che il momento più importante quando si prepara una commedia per il teatro, eccetera, non è tanto quando si va in scena, quanto quando si prepara il momento delle prove, eccetera. L'allenamento potrebbe essere considerato il momento anche delle prove, cioè dove magari, come posso dire, si osa qualche cosa in più per capire se poi questa cosa può essere messa in pratica in gara? Le gare si vincono in allenamento. Quindi si va in gara solo per ritirare la coppa. Ah, quindi cioè, tertium non datur, vi pare di capire, insomma, come. Le gare si vincono allenandosi. Si va in gara a ritirare la medaglia. Cioè, però ci sono abbastanza. Deve essere difficile averci a che fare, perché è abbastanza determinata, mi pare. Sì. È vero? Sì, ho capito. Però ecco, no, l'allenamento che cosa ti consente di osare quel tanto, insomma. Sì, si fanno le prove per la gara, si capisce, si va sempre alla ricerca del proprio limite, no? E si capisce qual è il limite fino al quale ti puoi spingere per poi effettivamente poter far bene la tua gara. E poi ne parlate con l'allenatore. Sì, naturalmente, l'allenatore è sempre là che ci segue. Giusto, sì, l'ho dimenticato. Prossimi impegni quali sono? Abbiamo il campionato italiano junior a Varese, e l'8 e il 9 giugno. Prossima settimana. La prossima settimana. Lo so perché io... Sarà molto impegnativo, perché gareggiamo entrambi in singolo, uh-huh, e si punta in alto. Ho capito, è proprio... Sì, ma avevo capito che questo era il mandato. Per esempio, per la preparazione ad una gara importante come questa, no? Conta sapere anche, conoscere un pochettino, come si chiama, lo specchio di gara? Il campo di regata, eccetera, o fondamentalmente non ha questa importanza?
Sì, aiuta avere un po' di confidenza, perché noi ci legniamo sull'acqua salata, no, qua a Trieste, okay. Mentre il campo di regata... Beh, qua deve essere per forza un lago, un fiume, lago, cioè, esatto, è acqua dolce, e naturalmente si tratta di una consistenza diversa delle due acque. È più dura l'acqua dolce. È più dura? Più dura. Esattamente. Ah. E quindi cosa fate? Quando arrivate fate un... Sì, partiamo... Solitamente il giorno prima dell'inizio delle gare, quindi okay. Partiamo il venerdì, okay. Arriviamo, il pomeriggio facciamo l'allenamento. Così valutate appunto, sì, ho capito. Altitudine, quelle cose là contano, io tipo qua non so molto, ma penso di sì. Bah, l'altitudine sì, influenza, ma per i campi di regata sì, non c'è, in cui andiamo noi sì, non ci sono questi problemi. Sì, capisco, pensavo che magari... Però insomma, non è indifferente dove si va, che sia Trieste, che sia Napoli, mettiamo una differenza, sì, comunque no. C'è. Cioè, sì, è tutto influente. È tutto sì, influente. Certo. Allora, ragazzi, grazie per essere stati, per essere stati con noi. Come si dice, c'è un modo di dire particolare che si può dire? Non si noi può diciamo dire. Noi diciamo in bocca al lupo. In bocca al lupo è sufficiente, allora. Allora, sì. Grazie a Fabio Vascotto, che è il presidente dell'Apulino, che era con noi fino a poco fa. Grazie ad Andrea Serafino e Flora Kersi per essere stati con grazie noi. In bocca al lupo per la prossima settimana.